eccoci di nuovo in onda, come dice la nostra regia, siete in onda e noi diciamo sì, siamo in onda. E sei felice per questo. E sono felice per questo, come dice Sheryl Crow. E sono veramente felice per questo, perché questa è una bellissima puntata, una puntata dedicata al mondo femminile, perché celebriamo la festa della donna. Oggi è il 10, ma noi la vogliamo festeggiare oggi, anche perché l'8 non andavamo in onda, giustamente Michele, vero? Sì, andavamo in onda magari con la replica. Che però è la replica dell'altra settimana, per cui facciamo un po' fatica a dire. Va bene, oggi parliamo di felicità, parliamo di heaven, parliamo di paradiso, parliamo di fattoria paradiso. E in particolare parliamo con loro Barbarossa, un vitigno loro autotono che hanno solo loro, in particolare nella zona del Dosso. Del Dosso. Stiamo parlando della zona forse più evocata, anche più conosciuta di quello che è la Romagna, è la zona di Bertinoro. È una zona bellissima, come poi dopo dirà la nostra ospite telefonica, la nostra anfitrione, come la possiamo chiamare? Io chiamerei per nome magari, Graziella Pezzi, per me è fantastica, 3 Z tutte in una volta, faccio veramente molta fatica, ma tu mi insegnerai a dirle anche queste Z. Perfettamente. Allora, con Graziella Pesti dopo parleremo, ma adesso parliamo di questo vino che ci presentano loro, come hai detto te Michele, un vitigno autoctono. Quindi abbiamo cercato di rappresentare, promuovere veramente il territorio, perché ricordiamo, questa è una puntata che parte come all'inizio da Rimini, partendo da Rimini con il vice sindaco, si va a Bertinoro, poi si va a fare un salto a Pordenone e poi alla fine andremo a Torino. Quindi diciamo che questo vino un po' ci accompagna a qualcosa veramente del territorio fuori, perché abbiamo presentato anche a un locale, come tu ben sai, D'Afro. Ma dopo ne parleremo col signor Dario. Nel frattempo stavano scorrendo alcune immagini poi di Bertinoro. Ma adesso andiamo sul nostro vino. Vorrei pregare la regia di fare un primo piano sul vino che presentiamo oggi, che è, come abbiamo detto, è il Barbarossa. Il Barbarossa. Un colore, ecco, vuoi vedere, parliamo appunto degli archetti? Ma parliamo proprio della consistenza prima, perché è un vino veramente consistente, ce lo puoi far vedere, Samuele. È un vino ben consistente, con un bel colore giovanile, vero dire? Giovanile, rubino con delle tendenze quasi violacei, un po' più chiari. Ci danno un'immagine di un vino veramente, di un vino giovane, magari pronto alla beva, però è... Di che annata è, Michele? È un 2008, è un vino che produce per un germe proprio rozzo, a 14,5 gradi d'alcol, e diciamo appunto un'annata abbastanza, forse un po' più regolare rispetto al 2007, ma dove però adesso caratterizza questo vino che ha delle sue caratteristiche che un po' ricordano anche altri vini un po' internazionali, però è proprio unico nel suo genere. Sì, è vero, io guardavo gli archetti, come dicevi tu prima, sono dei begli archetti, mi danno proprio la sensazione di un vino con una buona... No, morbido direi di no, sai, sinceramente, perché le vedo scendere abbastanza rapidamente, quindi okay, sì, non mi danno un'impressione di morbidezza estrema, però di una buona gradazione alcolica sì, insomma, per il numero degli archetti che ci sono. Andiamo a vederlo, sentirlo. I profumi, naso. Per riconoscere sì. Appunto questo vino, sono i profumi delle... Innanzitutto io ho provato quelle delle spezie, le spezie appunto verdi, che vanno anche, diciamo, sorprendono un parte. Diciamo, le ho già provate queste sensazioni anche a Giovimbacco e me la sono ritrovata anche questa volta, quindi non mi ha sorpreso. Ha un bellissimo frutto, però vogliamo dire, una ciliegia e una fragola che sono veramente distinte. Oltre a un profumo, a un floreale, una viola, mi piace. Sì, un marascato. E poi anche tutto va a sposarsi con questo bouquet, appunto, un po' floreale, ma anche di affinamento un po', che anche sì, sul legno, sulla si sente, resina. Il legno, i sentori del legno si possono riconoscere. Quindi, come dicevi tu, la resina la troviamo. Troviamo anche delle note balsamiche di eucalipto. E
di eucalipto e è un po' di smalto, qualcosa, diciamo. Ma sì, però si può riconoscere il tabacco, il cioccolato, veramente è un bel bouquet che si sposa molto bene. Uno, un aroma all'altro, un sentore all'altro si sposano molto bene. Diciamo un vino diverso dai soliti sangiovese, no? Cioè, sì, che è un po' c'è la punta dell'alcol che è un pochino cioè è un po' pungente, mi dà un pochino fastidio forse, ma probabilmente anche per la giovinezza del vino, che probabilmente si andrà a arrotondare. In bocca, Michele? In bocca ha un sapore. Comunque, la punta d'alcol un pochettino si sente. Però la cosa che veramente mi dà, mi caratterizza questo vino in questo momento, è in bocca, frutto. È il frutto, come dici benissimo te, e anche la freschezza, è veramente una gran freschezza. Mi si fa riconoscere che è giovane questo vino. È un vino secco. Vino secco. Discretamente tannico. Sì, discretamente, bravo, hai usato proprio la parola giusta, discretamente tannico. Non è proprio morbido, diciamo, esatto, la verità. Un po' spigoloso. Un po' spigoloso lo è, ma è un vino caratteristico poi di questa, della nostra zona, e caratteristico soprattutto del vitigno. Quindi, poi anche territorio Bertinoro, quindi sì, sì, questi terreni un po' calcarei, insomma, che danno questa caratteristica comunque di calore. Il vino poi è caldo effettivamente, che però si va a sposare bene con queste spigolosità, con queste durezze del tannino e della freschezza. Quindi è un vino che in bocca risulta ben equilibrato, vero Michele? Sì, sì, qui vediamo a scorrere nelle immagini appunto di quest'uva che produce questo vino. Io direi che è un vino sicuramente pronto maturo. Pronto maturo, abbastanza equilibrato e abbastanza armonico. Abbastanza armonico. È un vino che ha da crescere, secondo me bisogna metterlo in cantina e farlo riposare un po' in bottiglia. Io a caso 2004, penso che potrebbe essere. Un 2004 potevamo anche degustarlo questa sera se avevi voglia di portarcelo. Sai, ma senti la differenza, tu dici, vero? Ma no, ma proprio per aprirti una tua bottiglia, sinceramente. Ma sì, no. Mancherà. No. Allora, mi hanno dato il pronto maturo, assolutamente, si può bere adesso, ma io penso che lo gusteremo molto, molto di più fra qualche anno. Quindi un 2004 direi che adesso è pronto per essere aperto. Diamogli una votazione. Una votazione, dunque, io mi aggirerei sugli 81 punti, 82. Perfetto, io 82 punti li vedo, forse un punto in più, però sulla fiducia, ma voglio aspettare qualche anno quando aprirò un'altra di queste bottiglie che magari mi tengo in cantina. Michele, io andrei con il prossimo brano musicale che ci offre il nostro Samuele. Con Christopher Cross. E allora andiamoci. Io ho ancora in bocca il gusto, il sapore, gli aromi del Barbarossa, e di questo sapore, di questi aromi voglio andare a parlare con colei che è la mamma di questo vino. La mamma, Michele, scusa se ti interrompo, la mamma, perché oggi vogliamo ricordare noi vogliamo celebrare la festa delle donne, vero Michele? Sì, e anche ricordiamo che anche la Graziella, ho saputo precedentemente, un po' lo sapevo, lo sospettavo, è rappresentante delle donne del vino in Italia. Ah, no, stavo dicendo, volevo ricordare che anche la Graziella è una donna, beh, insomma, sì, fin qui ci potevano arrivare un po' tutti e io non... Ok, ho fatto una figuraccia, va bene, come al solito, va bene. E quindi diciamo che abbiamo inanellato la terza coincidenza, insomma, che ci filiamo. Bellissimo. Dunque, abbiamo in onda con noi Graziella Pezzi per la Fattoria Paradiso. Buonasera, Graziella. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori e benvenuti a Fattoria Paradiso, a Bertinoro. Sì, è bella Fattoria la Paradiso, anche perché più di fattoria è tante cose, ristorante, piscina, è un ambiente di vigna, un ambiente molto bello passare anche. E soprattutto una cantina particolare, storica, dove sono passati personaggi illustri di tutto il mondo e dove si sono scritte le più belle pagine della storia della Romagna dei vini. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. E quindi diciamo che è miglior persona per questa serata non potevamo no, trovare. Sono grazie, siete molto carini. Ok,
abbiamo fatto un bel marketing, per assaggi di vini. ricordiamo che Graziella c'è veramente, ho mangiato un grandissimo vino che è il Barbarossa, un altro vino che poi faremo più avanti che è un altro vino che è di punta dell'azienda, che è la Vigna delle Lepri, ma che parleremo magari più avanti con un'altra puntata. La riserva storica del Sangiovese, infatti mio babbo lo creò questo Sangiovese riserva per primo, eh? Invece il Barbarossa l'ha veramente scoperto. Se volete ve ne parlo. Sì, assolutamente, siamo qui per sentire. Noi siamo qui che ti costringiamo. In una punta proprio di un vigneto abbandonata da più di 100 anni, c'era questo angolino e lui doveva fare la vigna nuova, eravamo nel 54, quindi dice faccio un bello squadro e faccio una bella vigna, e questo triangolino che era lì dice vado a vedere che cosa c'è, quindi vide 3-4 viti stente, asfittiche, in mezzo a dei rovi, e così per curiosità assaggiò un chicco ed ebbe una sorpresa, perché sentì un sapore diverso al palato che non conosceva, quindi incuriosito osservò il grappolo, la foglia, e si rese conto di non conoscere quest'uva, e c'era solamente questa vite, le altre erano Sangiovese, e così coinvolse dei professori dell'Istituto Tecnico Agrario di Cesena, che ogni tanto venivano ad acquistare il vino, e disse guardate un po' cosa ho trovato. Questo aveva fatto anche la prova col mostimetro, una gradazione superlativa e quasi impossibile per queste, per le nostre uve, per la nostra terra, e loro fecero delle ricerche, e poi dopo dissero noi non abbiamo trovato nulla, non è questo, non è l'altro, quindi coinvolsero l'Università di Bologna, che venne e studiarono il professor Amati, poi dopo anche il vivaio sperimentale di Tebano, il professor Catena, studiarono il Barbarossa per anni, e poi relativamente 15 anni fa, neanche con la prova del DNA si è riusciti a risalire al ceppo originario, ha capito, con Agliano Veneto. Io faccio parte dell'Accademia Italiana della Vita del Vino, il professor Calò, anche lui incuriosito, studiò questo vitigno, e così, quindi ha il grappolo molto più piccolo del Sangiovese, l'acino meno ancora più compatto, e anche l'acino più piccolo, ed ha un colore non il blé del Sangiovese ma un rosso granato carico, la foglia è più frastagliata e non ha quel verde bottiglia della Sangiovese, e ha proprio un bordo violaceo, capito? E non ha le due ali, sai, Sangiovese ha questo bel grappolone con i due grappolini, no? Sulla spalla, ecco, questo non ce l'ha, proprio un grappolino piccolino, che iconico. Insomma non è neanche proprio così meraviglioso vedersi, eh? Invece Sangiovese è più imponente, però dà questo vino particolare. Noi negli anni, mio padre poi ha provato vari sistemi di vinificazione, e finché ha trovato quello secondo lui più giusto. Veronelli era estasiato da questo vino e diceva sempre quando mi trovo di fronte ad un grande vino in una degustazione, chapeau, di fronte al Barbarossa tre volte chapeau, per la sua originalità, per la sua riconoscibilità, per la sua unicità. Ecco. Esatto, abbiamo detto tutto. Comunque è vero che l'uva, quando è da sola, soffre, come quei grappoli, quelle viti, roba disperse, sì. Se voleva sopravvivere si doveva trasformare. Infatti. Ma poi, ecco, è stata la fortuna, perché mio babbo è stato sempre un ricercatore, un appassionato, anche il Pagadevit e la Cagnina, il Pagadevit Gentile di Bertinoro, la Cagnina Peduncolo Rosso, fu Aldo Spallici che gli chiese di andare a ricercarlo in questi filari di confine all'inizio degli anni 60. E lui fece le selezioni clonali e poi piantò la prima vigna di Pagadevite e la prima vigna di Cagnina. Però per il Barbarossa era un'altra cosa, Barbarossa gli è proprio capitato, poi il fatto che lui fosse appassionato eccetera ha fatto sì che lui lo riproducesse, lo studiasse e lo facesse studiare soprattutto, insomma. Noi vogliamo ricordare anche che Fattoria Paradiso non è solamente Barbarossa, non è solamente Vigna delle Lepri, ma è sempre alla ricerca e alla scoperta di nuovi vini. Io sono stato piacevolmente sorpreso qualche anno fa quando è stata la prima uscita di un bianco
per me è favoloso da aperitivo. Io lo volevo ricordare, scusami Michele, magari lo vogliamo ricordare il tuo strabismo di Venere, mi sembra che si chiami. Grazie, perché anch'io sono molto affezionata a questo vino, l'ho voluto proprio io, e proprio era un vino dedicato alle donne, ma poi è piaciuto tantissimo anche agli uomini. È stato un Comset Wine, quando c'era la moda dei Comset Wine, questo ho voluto significare con questo nome, come quel leggero difetto nello sguardo di Venere l'ha resa ancora più affascinante, l'idea della bellezza. Così questo vino è un uvaggio fuori dagli schemi, non omologato, è un blend di Albana Secco, Sauvignon Blanc, un pizzico di Viognier, quindi dà questo vino, questo blend particolare, quel quid in più in morbidezza, in piacevolezza, in profumi, ecco. E Albana è qualcos'altro, mi sembra. Albana Secco, Albana, insomma, Sauvignon Blanc e un pizzico di Viognier. Ah, quindi molto... Io, Michele, ti guarda, sì, è veramente molto particolare. Io poi ti devo dire la particolarità di questa degustazione che feci quell'anno, perché mi sembra che fosse proprio il primo anno in cui è uscito questo vino. Sì. E io mi sono presentato allo stand al Vinitaly, lo stand della fattoria Paradiso, no? Sì. E mi ricordo ancora, ti do del tuo, Graziella. Prego, anche tu mi raccomando. C'eri tu, Graziella, no? Sì. Che io vengo lì curioso di sentire ancora il Barbarossa, che già lo conoscevo bene. E tu mi hai preso, mi hai forzatamente messo a sedere in un tavolo, mi hai schiappato un tagliere di cose, adesso ti faccio bere io bene. E mi hai fatto bere questo vino bianco e veramente mi hai fatto veramente... Sì, ci tenevo, era il mio ultimo nato, quindi era il mio cocco. E comunque il New York Post ci ha dedicato una mezza pagina dicendo che uno dei vini bianchi che va per la maggiore nei locali di intrattenimento della Grande Mela, e al Casino Bellagio a Las Vegas, per mesi le ballerine hanno fatto un balletto con la bottiglia dello strabismo, con questi occhi particolari. Quindi hai subito capito, tu vedi, l'hai intuito prima degli americani. sì subito. Allora, vogliamo ritornando al Barbarossa, vogliamo ricordare che effettivamente si fa anche vendita in cantina, vero? Certo, al Fattore certo. Paradiso facciamo la vendita diretta, sì. E a quanto lo facciamo questa vendita diretta? Quanto lo facciamo uscire questo vino? Il Barbarossa. Dunque, il Barbarossa che stiamo vendendo adesso è il 2008. Sì. 2008 fa 14 mesi di grande botte di rovere, 6 mesi di barrique allievi, primo, secondo e terzo passaggio, e poi fa un anno di affinamento in bottiglia, più o meno. E in base alle annate, mese più, mese meno, ma questo è l'iter. Il Barbarossa viene sui 13 euro in cantina. Signore, per quello che si beve col Barbarossa, sono 13 euro spesi benissimo. Vogliamo ricordare dov'è la Fattoria Paradiso per concludere il nostro collegamento? Sì, la Fattoria Paradiso è a Bertinoro, è una collina ai piedi di Bertinoro, sono 50 ettari di meravigliosi vigneti che si affacciano sulla pianura che arriva fino al mare Adriatico. Quindi abbiamo anche dell'Albana meravigliosa, proprio perché c'è un po' di muffa nobile, un po' di botrytis cinerea, perché questa brezza che viene dal mare ci porta un pochettino di umidità serale, per cui insomma ci dà la possibilità di fare questo bianco particolare, una vendemmia tardiva, e anche il frutto proibito, quello con l'etichetta di Tonino Guerra, che vinse poi la Star Wine Competition di Philadelphia come fra i tre migliori vini, assieme ad un Sauternes francese, a Philadelphia fu diciamo, molto importante. Diciamo che è una vita piena di riconoscimenti, insomma. Ah, del Barbarossa, se avete un attimino solo, sì, certo. Ecco, vorrei dire che è stato il vino del Grand Gala, del Niav Gala di Washington, in occasione del Columbus Day. 4.500 italo-americani riuniti al Washington Hilton di Washington, Clinton, in piedi, hanno brindato la grande qualità del vino italiano col Barbarossa di Fattoria Paradiso. E anche, ed è stato emozionante, perché noi l'abbiamo visto con la CNN, e
veramente insomma ci si sono drizzati un po' i capelli, perché vedere il presidente degli Stati Uniti che brinda assieme a 4.500 italoamericani col Barbarossa è così. E poi anche l'Accademia Italiana della Cucina ha dato a mio padre Mario Pezzi il premio di Novillani dell'Accademia Italiana, appunto per la scoperta di questo vitigno, poi la Star Wine Competition di Philadelphia, anche lui fra i 3 migliori vini da vitigno autoctono, eccetera eccetera, insomma. Anche nel 2010 ha vinto la medaglia d'argento al concorso mondiale di decanter a Londra, è molto apprezzato, ha una casa molto grande tutti questi premi. Cioè, è un vino da Olimpiadi. No, è un vino diverso che piace, non è assimilabile a nessun altro, tutti ci trovano una somiglianza, quello l'altro, però insomma è particolare, è diverso, è unico, diciamo. E adesso poi vi svelo anche, vi do una piccola anteprima, il 2009 che venderemo più insomma, la prossima partita, abbiamo fatto un nuovo esperimento, Giacomo Takis ci consigliò tempo fa di riproporre il cemento, e quindi il Barbarossa del 2009 una parte ha fatto la botte e una parte ha fatto cemento, e poi abbiamo fatto un blend e quindi ve lo faremo assaggiare, così vedremo la differenza. A noi sembra che sia venuto bene, a noi siamo impazienti di provarlo, va bene? Graziella, ti salutiamo e grazie, ti grazie, e parliamo con il ristorante, a presto, venitemi a trovare, grazie, arrivederci. Assolutamente. Ci vediamo. Con i contrabbassi, con i violoncelli di Sting. E con le parole ancora di Graziella, sì, è vero, che, ancora, che fanno lei con questa stanza. In questa stanza, è vero, cioè, ci ha dato delle nozioni. I premi del Barbarossa sono ancora qui che ci rimbombano nell'orecchio. Sì. È stato bellissimo. Allora, siamo adesso in collegamento diretto con un ristorante rinomato della zona del Friuli Venezia Giulia, ma del Friuli in questo caso. Stiamo parlando di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, e parliamo con il gestore titolare del ristorante Trattoria da Afro, che è Dario. Ciao Dario! Ciao Dario. Buonasera. Buonasera. Tutto bene? Tutto bene. Qua sul Friuli fa abbastanza freddo da sera, dai. Sì. Ma da noi no, però da noi si sta già un po' meglio, dai, ti dico la verità. Abbiamo passato un paio di settimane con la neve alle ginocchia. Sì, qua c'è sfiorato la neve. Esatto. In ogni modo, con questo freschetto, il vostro Barbarossa. Però bello Barbanera. È un calendario quello. È ideale, molto buono. L'ho bevuto volentieri, bevendo questo con gli amici, c'è un colore bellissimo, questo rosso Bordeaux, poi non filtrato. E è un po', diciamo, un vino diverso dal solito, no? Cioè, un vino diverso dal solito. Io ho sentito tanti frutti di bosco, la liquirizia ben marcata, addirittura il miele. E mi lasciava un sapore, cioè in bocca un... Tipo quando si beve il nostro friulano Tazzeranghe, anche se era molto simile a una malvasia rossa che sarebbe il nostro schioppettino. Beh, quindi insomma un vino abbastanza importante, insomma, che buonissimo, mi ha veramente sorpreso. Io dico pure, conosco pochi vini della vostra zona, perché in Friuli ne abbiamo già tanti, già tanti, e quindi beh, è importante, però, no? È bello conoscere quindi dell'Italia così. Mi ha colpito questo qua, è proprio buono. Poi io lo abbinerei coi piatti miei che faccio, ecco, raccontaci. Tipo sulla cacciagione, io faccio un piatto particolare che c'è nel forno ripieno, ma non come fate voi in centro Italia, o che lo fanno io lo faccio col ripieno, un po' con la salsiccia, un po' diverso dal vostro. Ci mette anche delle mele per caso, magari? Anche della frutta, sì. E poi pure l'oca, che lo faccio anche lì, l'oca che è un altro piatto nostro invernale, che è stato molto sossata, con un bel ripieno, poi magari lo abbiniamo con un bel purè di sedano, invece di patate e sedano, per mangiare un'altra sedano rappa, che viene
un abbinamento perfetto. Ecco, questo, ecco, questo Barbarossa per me è proprio il massimo. Parlaci del locale. Ecco, chi è Afro? Io, cos'è Afro? Afro è un nome degli nomi che davano negli anni 20. Per il modo, io dico pure, io mi chiamo, come avete detto prima voi, Dario, e sono da 26 anni che sono qui a Strindbergo, e sono strindberghese puro sangue proprio. Ho fatto una bella esperienza di giro, come si faceva una volta, in giro per l'Europa, se lavoravo in Svizzera, Germania, Francia, eccetera. E il locale ormai è un locale storico, e Afro questo nome di persona, che è una persona che gestiva prima di me, anche se veniva chiamato il Bar Alpino, la gente diceva sempre andiamo da Afro. Poi io nel tempo l'ho trasformato da bar, osteria, ristorante. Negli ultimi anni ho fatto anche 8 camere, quindi se qualcuno viene su dall'Emilia e Romagna viene su da noi, c'è che da dormire. Cioè. Bene, quindi è un locale a tutto tondo, uno può venire e può degustare le battezze culinarie. Perché è anche il ristorante, i vini, e poi dormire. E può anche dormire, perché se poi dopo aver bevuto tutti i vini che ci sono da Afro, è meglio non mettersi al volante, quindi dice no, andiamo a dormire. E magari il giorno dopo fa delle belle passeggiate in questi posti stupendi, in queste vigne, o comunque questa natura che vi circonda. Strindbergo storicamente come città è molto bella come città storica, però abbiamo i boschi in giro e... la natura è molto bella, ci piace la montagna, noi siamo, non siamo proprio in montagna, siamo ancora in collina, però le montagne sono molto vicine ed può fare delle belle camminate, cioè molto molto bella. Poi è come essere nel documentario della televisione, e si cammina, si passeggia assieme alle aquile, ai polponi, ai caprioli, ai cervi, è veramente la natura è veramente molto bella, incontaminata. Beh, da noi sì. Quanto deve spendere un avventore medio? No, se può spendere di meno. Se uno vuole andare da Afro, no? Dice, si deve accendere un mutuo, deve accendere... No, vendo la camera matrimoniale sui 90 euro. Mm-hmm. Quindi compresa la colazione, che è la colazione internazionale, con il borsuto di San Daniele, quindi la faccio abbastanza bene. E poi per mangiare si spende sui 30 euro, 35 è proprio... Ma veniamo su anch'io, Michele, se si spende così, insomma. Sì, dai, io sto in camera singola. No, la camera no, io sto parlando del mangiare, dai, perché io, te vai in camera, io rimango a mangiare l'occa di Dario, insomma. Di Dario. Dai. No, parecchi clienti, Emilia, bolognesi in particolare, sì. Che fanno il weekend, vengono fuori, vengono su da Bologna, sono 2 ore di macchina, e poi sono a Strindbergo, è veramente un bel centro. No, noi siamo abbastanza secessionisti noi in Romagna, cioè facciamo delle belle divisioni tra quello che è la Romagna e quella che è l'Emilia. No? È l'Emilia, sì. Non so se è uguale per voi tra Friuli e la Venezia Giulia. Non è proprio la stessa cosa, insomma, si dice che finisce all'Emilia e comincia la Romagna quando tu chiedi da bere e invece di darti dell'acqua ti danno del vino, ecco lì allora vuol dire che sei arrivato in Romagna. Per cui a noi non è che ci sia così così bello che si e magari che parlano di assaggi di vini. Oh, è vero. Infatti questa trasmissione è nata in Romagna e noi siamo romagnoli di puro sangue e amiamo il vino e amiamo chi parla di vino e amiamo chi fa da mangiare in abbinamento col vino. Comunque Dario, ti ringraziamo di questo tuo intervento e invitiamo appunto i nostri ascoltatori di venirti a trovare e magari provare le tue squisitezze e anche magari forse un bicchiere di Fattoria Paradiso del Barbarossa, chissà. Non lo sappiamo ma lo auspichiamo proprio, molto molto buono, mi ha veramente colpito, molto molto buono. Dario, noi ti invitiamo anche a venirci a trovare nel nostro sito www.assaggidivini.it anche a riascoltare oppure rivedere la nostra puntata, che sarà disponibile nei prossimi giorni, già da domani in podcast e probabilmente da dopodomani per i collegamenti video. E ti invitiamo anche ad andare sul nostro sito Facebook e diventare nostro amico, così potrai avere sempre le notizie in anteprima e fresche su quello che è l'attività di noi, assaggi di vini. Ricordiamo che il sito di Da Afro, che è, lo vuoi ricordare te Dario? Il sito è www.ostredaafro.com, che ricordiamo rimarrà sempre e per sempre nel nostro sito come collegamento. Quindi chi voglia andare a vedere e verificare che cosa fa Afro può andare nel nostro sito. Dario, ti ringraziamo, ti auguriamo buona fortuna col tuo ristorante e forza Udine per stasera. Sì, grazie a voi, buona serata. Ciao Dario, grazie.